una sinergia pubblico e privato che ha consentito all'imprenditore privato, attraverso il proprio lavoro, di restituire alla città un nuovo monumento. Un ottimo lavoro che consente oggi di restituire in questo pezzo di città, appunto simbolico perché ha attraversato da molti studenti, tra l'altro un monumento a Ruggero Bonghi, che era un politico del primo Novecento, quindi ha anche un significato storico. Siamo molto soddisfatti, ecco. Terminato il restauro della statua del filologo, politico e accademico napoletano dell'Ottocento, Ruggero Bonghi, nella piazza a lui intitolata fra via Porta di Massa e Corso Umberto I, realizzato grazie al bando della seconda municipalità che prevede interventi su 11 monumenti del centro storico a costo zero per l'amministrazione, mediante concessione di spazi pubblicitari sulle recinzioni di cantiere e sui ponteggi. La statua del 1900 era in pessimo stato di conservazione, dal basamento alla superficie, ed è stata trattata con tecniche avanzate che ne hanno permesso il completo recupero. Il prossimo intervento riguarderà la stele commemorativa all'ingresso di Garibaldi in città e terminerà nel mese di luglio in Corso Garibaldi. Sono ottimista per quanto sta succedendo, il centro storico è un luogo vivo, un luogo pieno di vita, pieno di persone, pieno di interesse, quindi credo che siamo sulla strada giusta, in questo le scelte dell'amministrazione sono state determinanti. Siamo molto contenti. Statua Ruggero Bonghi, tra l'altro in concomitanza con i lavori di restauro della chiesa, la seconda municipalità mi pare che sta facendo un ottimo lavoro da questo punto di vista, impegnando l'istituzione al servizio del territorio, stimolando investimenti privati, d'intesa sempre con la sovrintendenza, un lavoro condiviso nell'interesse della comunità per il decoro, l'arredo urbano e la riqualificazione delle opere d'arte della nostra città.